Buona giornata a tutti gli amici di Telegolfo da Gaeta Stadio Antonio Riciniello scendono in campo Mistra la città di Gaeta e Terracina per il primo vero derby della stagione che si disputa qui allo Stadio Gaetano. Il saluto vi arriva da Erasmo Lombardi di Perna, la telecronaca, le riprese. Giuseppe Capuano, il commento tecnico in compagnia di Antonio Salone e Piero Persenda, qui dalla tribuna dello Stadio Ricinello per questa terza giornata che è ancora un'incognita. Perché, come vedremo in seguito, le due squadre. È vero, hanno ottenuto risultati diversi, ma hanno lasciato sicuramente eh, qualche meccanismo da rivedere nel corso delle prime due partite che sono state giocate. Ma andiamo subito alle formazioni. Terracina, gli ospiti che scendono in campo con Minutilli, Pernarella De Santis, Cucchi. Villacaro Marziale Della Fornace, Centra, Cerroni, Divizio e Pisacane. In panchina con l'allenatore Simone Reggio ci sono Ciarmatore, Cordi. Tullio, Rossato, Borelli, Di Ronza, Coiate alla Cerasoli. Questi i 20 ragazzi in maglia bianco-celeste che vedete sulla destra dei vostri teleschermi e che sono venuti a giocarsi questa importante partita che cade alla terza di campionato. Risponde la Mistral sulla sinistra dei vostri teleschermi con la maglia... Finalmente, eh, qui eh, ovviamente è una considerazione di carattere personale, finalmente Biancorossa, mistra città di Gaeta, unica rappresentante della città nel campionato di promozione che si schiera con Cenerelli, Impesi, Siniscalchi, Vitale, Mastroianni, Bernisi, Cerasuolo, Leccese, Carnevale, Marciano e Bruni. In panchina con mister Parisella, De Bonis, Fortunato, Di Franco, Guglietta, Castiglio, Aprile, Lauria, Orlando e Albano. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Una partita che si gioca quest'oggi con una temperatura davvero estiva e che certamente non mancherà di mettere in difficoltà i calciatori sul terreno di gioco. Succede spesso in inizio di campionato di incappare in questo tipo di giornate. Ma comunque, insomma, i calciatori cercheranno di fare del loro meglio per portare al termine questa gara nel migliore dei modi. Salutiamo subito dunque gli amici che sono con noi per il commento tecnico, eccolo qui vicino a me, direttore di UChannel, collaborazione con RTG Telegolfo che sta dando per il momento eh, sicuramente i frutti sperati, benvenuto allo stadio Antonio Salone. Buongiorno a tutti i telespettatori, eh, diciamo che la notizia bella è che è rientrato Gennaro Vitale. Eh sì, ma passeremo poi all'esame delle formazioni, è entrato al Genova Vitale, ma purtroppo c'è anche qualche defezione di cui parleremo tra poco. Piero Persenda, buongiorno a te. Si respira un'atmosfera diversa, eravamo abituati a Gaeta Terracina con un contesto un po' diverso, però insomma bisogna farci l'abitudine. Eh? Buongiorno a tutti, sì, specialmente nel settore ospite, eravamo no? abituati a... al grande pubblico che viene da, da, da Terracina, però so che hanno alcuni problemi con la società, quindi uh, pochi spettatori però. Da rimarcare, come hai detto tu, la maglia bianco-rossa eh, che comunque ci fa ritornare sempre ai vecchi tempi, quindi Erasmo è, è sempre bello. Tanti ex anche in campo, Gennaro Vitale che è sul pallone, Mario Bernisi, eh, insomma un terracina che eh, negli ultimi anni... Ha scambiato diversi calciatori con la Polisportiva Gaeta e anche con la Mistral, due società che hanno fatto la storia del calcio non soltanto della provincia di Latina, della zona, ma di tutta la regione Lazio. Il primo pallone dentro termina fuori, dicevamo Antonio Salone subito mi ha lanciato un assist, è vero, torna vitale che alla prima giornata qui contro il Paliano è bancato e si è visto sul piano del gioco qualche difficoltà per i ragazzi Mister Parisella. Vero è però che Antonio, tu hai seguito molto bene la vicenda domenica Marinieri. E purtroppo il nostro ciotolino eh, hanno avuto problemi e mancano entrambi. Che è successo? Infatti sono due pezzi da 90, quelli che mancano: proprio il terzino di fascia destra e il bomber Mariniello. Che l'anno scorso proprio ha vinto questo campionato con l'ITRI. Diciamo sono state due, due infortuni. Mi stava spiegando, poi parlando con Ciotola, che in un'azione sulla fascia eh, gli è eh, caduto rovinosamente addosso un ragazzo, però un calciatore senza... Far... Senza sì, sì, sì. e gli si è girato il ginocchio ah, quindi ecco ci può stare, ci può stare. E, 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 vediamo tatticamente il mister Parisella come supplisce a questa situazione lo fa spostando Marciano a prima punta tutti pensavano ad un impiego di eh, Albano che però eh, l'avevamo già detto in fase di presentazione quando entrò in campo a un quarto d'ora dalla fine contro il Paliano non è certamente al massimo dal punto di vista fisico e dunque Parisella non se la sente di rischiare dal primo minuto e con una variante tattica propone Marciano che d'altra parte è un giocatore di grande esperienza e saprà interpretare al meglio anche questo ruolo come prima punta. Intanto la Mistra, l'attenzione parte velocissimamente sul settore di sinistra dove c'è uno scontro tra... Siniscalchi è il proprio avversario di fascia del Terracina, vedo già l'arbitro che ha in mano il cartellino giallo, probabilmente ritiene che eh, sia stato un fallo tattico e in effetti è così, da parte del numero 6 Marziale nel tentativo di non far proseguire l'azione sulla fascia della Missal Città di Gaeta. Adesso il calciatore è in piedi e come da regolamento, perché lo sapete, quando il calciatore è a terra non è possibile esibire il cartellino giallo. L'arbitro eh, ritiene opportuno intervenire. Antonio, secondo me è un po' esagerata. Dai, poteva starci un semplice rimprovero, sì, sono pochi stato, minuti, dai. No, è stato un fallo non voluto, secondo me, uno scontro perché la palla arrivava eh, dall'alto e eh, il, gioco, il calciatore del terracino non è che ha guardato chi stava arrivando, è stato veramente un fallo, secondo me non c'era il cartellino giallo. L'arbitro invece l'ha vista diversamente, ha provveduto alla prima munizione che noi notiamo sul nostro taccuino, dunque è Massimiliano Marziale che va a finire nell'elenco dei cattivi. Dicevamo eh, i risultati della prima giornata, ancora prima di entrare in Eh, vedete l'arbitro, attenzione perché qui non si scherza con quest'arbitro eh, eh, che va a mettere sul proprio taccuino anche Mattia Mastroianni che è uno che gioca in maniera sicuramente eh, molto decisa, ma certo è evidente che adesso la partita di questi due giocatori viene condizionata da questa munizione sa che arriva proprio dalla Sicilia l'arbitro l'arbitro non mi è stato, ah, eccolo qua è Cristian Ferruzzi di Albano Laziale mentre invece i due assistenti sono Martelluzzi e Fiorini di Frosinone quindi un arbitro di Albano Laziale che ha detto chiaro e tondo ai giocatori non fatemi passare una mattinata agitata e turbolenta perché appena sbagliate qualcosa andate a finire nell'elenco stavo dicendo appunto il fatto che bisogna cercare di evitare questi atteggiamenti perché poi la partita può risultare compromessa e adesso Mattia Mastroianni che è nel delicato ruolo di vero e proprio capitano della difesa, cioè Gennaro Vitale al centrocampo che guida la squadra, ma dietro è sicuramente Mattia Mastroianni, il perno attorno al quale anche lo stesso Mario Bernisi, che quest'anno gioca nella veste inedita di difensore centrale, va a giocare nel tentativo di dare una mano all'assetto difensivo della squadra. Gennaro Vitale parte lontanissimo, ha lasciato un grande ricordo di sé a Terracina, come del resto anche Bernisi, ricordiamo eh, Piero Persenda che come me è un attento osservatore anche delle realtà che fanno parte degli altri campionati però Piero come dimenticare quella serie C scippata dal Terracina no? perché quello era un anno in cui il Terracina probabilmente con Vitale con Marzullo eccetera meritava di andare tra i professionisti. Sì, sì, erano era anche il, il Mago Marzullo, eh, Soltanto erano l'handicap del campo. Purtroppo giocavano sempre in uno stadio vuoto, però la squadra era fortissima. Sì, ma Io... ci furono decisioni sì. insomma incredibili, no? State a porte chiuse, insomma, le partite decisive fecero di tutto per fargli alle perdere. Io ricordo c'era una squadra romana, se non mi sbaglio, no? Sì, 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 è una squadra romana c'era anche Dino Fava che ricordo benissimo quegli anni lì. Era uno squadrone, e ancora oggi anche gli stessi Marzullo e Pitale lo ricordano con piacere quel momento. Intanto Samuele Leccese a segno nelle prime due giornate di campionato. Non so se gli era mai capitato nella sua carriera di mettere a segno una doppietta, ovviamente non nella stessa partita, ma due segnature distinte e separate. Prima contro il Paliano l'importantissimo gol del 2-1 su un calcio di punizione e domenica la rete che di fatto ha chiuso il match sul campo di Pontinia, una partita certamente difficile perché il Pontinia era eh, accreditato come una tra le squadre e ancora lo è, eh, che può dare filo da torcere a tutte le migliori fino alla fine, ebbene la Mistral con una grande dimostrazione di sicurezza. È andata a vincere 2-0 sul campo dei Granata, portandosi a 6 punti in classifica, punteggio pieno insieme al Ferentino. Quindi, una Mistral che ha già fatto capire qual è il ruolo che vuole rivestire nel campionato. Anche se bisogna dire che le due prove, e siamo ancora all'inizio, non potrebbe essere diversamente, le due prove non hanno convinto completamente gli osservatori. Ma certo c'è da dire che. Se quando non giochi al top riesci a portare a casa i tre punti, bene, questo Antonio non può essere che di buon auspicio per quando poi arriverà il gioco e i migliori daranno quello che si aspetta da loro in mista. Sì, eh, diciamo l'importanza del gioco del calcio purtroppo eh, sono, sono proprio ricordo. i tre punti, eh, hai detto bene te. Eh, vediamo eh, l'inizio stagione: già che la mista ha acquisito già due vittorie. Io penso che è di buon auspicio come hai detto tu. Assolutamente d'accordo con Antonio che. Almeno in questo caso la pensa come me, io devo dire che spesso con Antonio si intavoliamo discussioni perché è giusto così, d'altra parte il calcio è uno sport che viene interpretato e visto in maniera del tutto soggettiva ed è proprio questo il bello quando si riesce ad avere una discussione su tutto quello che ruota attorno a questo sport. Gennaro Vitale, il tocco morbido per Samuele Leccese, palla in avanti verso Cerasuolo, che però viene subito raddoppiato. Ha il problema di girarsi. Tiene la palla in campo, va verso il fondo, arriva sulla linea finale del terreno di gioco, però non riesce a crossare. Guadagna un'ottima rimessa laterale. Intanto eh, diamo la prima occhiata al cronometro tra. Due ammonizioni e qualche azione di alleggerimento. Sono già passati i primi nove minuti di questa gara. Mistral Città di Gaeta e Terracina 0 a 0 qui allo stadio Riciniello. Dicevamo una eh, Terracina che davvero in maniera imprevista domenica eh, ha incassato ben tre reti dalla squadra di Gennaro Pernice, il suo Castelforte. Gennaro Pernice ospite ovviamente a Pomeriggio sport che ci ha spiegato. Eh, insomma, sì, è andata così. Ma non è tutto oro quello che luccica. Una gara difficile, una partita che poteva finire anche in maniera diversa. Che però alla fine il suo è riuscito a portare a casa. Ma non fidatevi di questo, Terracina l'ha detto a chiare lettere a, a, a mister Parisella, perché la partita sarà certamente da giocare fino all'ultimo minuto. Ed è un po' quello che piace a noi, seguire le gare sempre con il fiato sospeso in attesa dell'evento che possa cambiarle o deciderle. Mastroianni gira centralmente per Bernisi, Mistral con difesa a 4 sulla destra, qui proprio sotto la nostra postazione in pesi, autore di un'ottima prestazione nella prima gara di campionato qui contro il Paliano. Intanto c'è un bel break a centrocampo proprio di Marciano, che aveva riconquistato un pallone dato corto tra i due difensori. E, uh, si è inserito nella trama di gioco del Terracina e uh, poi ha subito il fallo mentre era rimasto a terra anche il numero 9 Carnevale che si rialza. Primi acciacchi di inizio stagione, postumi anche della preparazione che spesso tradiscono i calciatori in queste gare iniziali dove si fa i conti. Eh, non solo con la ruggine della preparazione ma anche con un clima che come oggi sfiora i 35 gradi quindi insomma non è certamente facile eh, sul terreno di gioco che vedete completamente invaso dal sole gestire le proprie energie nel computo totale di una gara che durerà ben oltre i 90 minuti il tocco da dietro di Gennaro Vitale che sgambetta l'avversario che termina a terra l'arbitro attento comanda il calcio di punizione e poi con grande personalità fa segno al calciatore in maglia biancorossa di allontanarsi dal punto di battuta dove c'è Andrea Cucchi con il suo sinistro pronto a sventagliare in avanti, poi invece preferisce cercare, ehm, cercare Cerroni che si era defilato sulla fascia sinistra. Palla messa male dentro da parte di Divizio, non arriva ai propri compagni, può ripartire. La Mistral con Marciano, bravo a difendere palla, c'è Libero c'era solo sulla destra. Marciano preferisce appoggiare per Impesi, buona la palla di Impesi che provava a servire Bruni. Eh, Bruni è eh, il calciatore che contro il Paliano è entrato in campo a metà della ripresa, ha dato il giusto brio alla manovra. Ed è riuscito più volte a farsi pericoloso in quel finale rocambolesco che ha portato la Mistral a ribaltare una partita che sembrava ormai irrimediabilmente compromessa. Ma il calcio di rigore di Marciano al 91esimo e la punizione di Samuele Leccese al 95esimo poi hanno scritto una storia diversa. Consegnando alla Mistral i primi tre punti di questo campionato di promozione. Eh, lo voglio ricordare, il secondo della storia di questa società che è nata appena nel 2010 e in maniera anche piuttosto imprevista. È arrivata nel giro di soli otto anni a conquistare la palma della maggiore squadra cittadina, una cosa che non avveniva da ben 87 anni e alla quale la dolorosa scomparsa della Polisportiva Gaeta ha portato. E per fortuna il calcio è salvo a Gaeta grazie proprio ai ragazzi di Mr. Parisella e del presidente Ciccariello. Palla sulla sinistra per Siniscalchi, l'appoggio di Mattia Mastroianni e di Bernisi verso Siniscalchi, adesso eccolo Mattia Mastroianni che prova ad impostare direttamente dalla sua metà campo, palla un po' troppo lenta e prevedibile che non riesce a trovare alcun compagno, poi nel gioco aereo viene disturbato. Per Narella c'è cioè il calcio di punizione fischiato dal signor Ferruzzi, unico vero protagonista finora del match con due ammonizioni combinate nel giro di 5 minuti, una per parte, quindi perfettamente in equilibrio la gara anche dal punto di vista disciplinare. Palla in avanti, insomma Piero finora abbiamo visto pochino. Sì, pochino, anzi mi aspettavo un po' di più dal Terracina, che avendo vinto la prima 5-1 fuori casa mi aspettavo più una squadra... Di contropiedi no, Antonio Salone ci toccherà capire se il Terracina è quello del 5-1 fuori casa o è quello dell'1-3 interno. È, è, è questo il dubbio che dobbiamo sciogliere a me fino a questo istante mi piace. La vedo molto alta, non dà il campo alla mistra. Infatti, fino adesso si è giocato al centrocampo perché proprio la pressione dei, dei centrocampisti del Terracina fanno sì che purtroppo. È difficile fraseggiare e portare la palla verso l'area proprio del Terracina. D'altra parte Simone Reggio il mister non si è inventato nulla di particolarmente eh, complicato. Un 4-4-2 molto equilibrato con la linea dei centrocampisti che soprattutto con i due esterni va a dare una mano dietro, trasformandosi in una difesa anche a sei. Quando la Mistra l'attacca. Ma certo una squadra che non rinuncia almeno per il momento a cercare di giocare anche se lo fa con palla lunga ed è un sistema che. A me personalmente dal punto di vista eh, del calcio giocato non piace in maniera particolare, preferisco i fraseggi, però bisogna vedere anche se poi si dispone di calciatori in grado di poter gestire palla a terra e non di lanciare palla. In mezzo all'area di rigore a cercare fortuna. Adesso è bella l'iniziativa da parte di, eh, di Vizio, che però ha la sfortuna tra virgolette, di trovarsi davanti a Mattia Mastroianni, che gli occupa completamente lo spazio e gli toglie il pallone. Palla ancora per, la, per il Terracina con la bella conclusione di Cerroni, che però termina alta. Si può a tutti gli effetti definire il primo squillo del match. Andiamo a controllare sul nostro cronometro a che minuto arriva. Siamo esattamente al quindicesimo di questa prima frazione di gioco il tiro di Cerroni che termina alto palla colpita di collo pieno che ha sorvolato la traversa non mancando di provocare un brivido anche se fa un gran caldo qui in tribuna in tutti gli spettatori pro Mistral. Quelli sono palloni che se riescono a inquadrare lo specchio della porta possono mettere in grande difficoltà il, il portiere e dunque certamente un tentativo da rimarcare. No, um, uh, prima avevi detto una cosa molto precisa uh, che si è abituato a vedere cioè, la squadra con i fraseggi. No, scorso, lo preferisco, eh, non... eh, però lo sai benissimo che il campionato di promozione è eccellenza purtroppo. No? Siamo stati abituati un po' male l'anno scorso, secondo me questo è vero, questo è vero, sapete che Antonio spesso fa riferimento alla, alla task force mi viene quasi da dire, di calciatori spagnoli che l'anno scorso certamente interpretarono un calcio qui a Gaeta che raramente si vede a questi livelli non è un mistero che molti di essi sono praticamente tutti saliti di categoria Mirabetti al Melfi, poi c'è la pattuglia Itrana in eccellenza, c'è Alex Cano in eccellenza eh, insomma, secondo me eh, potevano tutti almeno ambire a una categoria superiore, almeno alla quarta serie, alla serie D. Non è stato così, ma certamente sono giovanissimi, avranno modo di farsi eh, ancora notare nel calcio non soltanto laziale e eh, sì, quello è stato un episodio destinato a rimanere negli annali perché raramente raramente come in questo caso con Gennaro Vitale che lancia lunghissimo oltre 50 metri mettendo in grande difficoltà la difesa avversaria, c'era solo, ci ha creduto e infatti la difesa del Terracina non è stata attenta e ha rischiato di complicarsi, complicarsi la vita. Eh, insomma, questo è un lancio che Gennaro Vitale ha brevettato no? come marchio di fabbrica, un altro che con questa categoria ha ben poco a che fare, ma purtroppo l'anagrafe in alcuni casi è impietosa, Genaro Vitale, classe 82, che però a 36 anni di età, lo vedete lì in mezzo al campo come in questo caso, sa difendere il pallone come pochissimi, e se si gioca con qualche metro di spazio e senza marcature troppo asfissianti, è uno che giocando nella sua zona può ancora fare la differenza e lo vedete infatti come i suoi compagni di squadra lo vadano a cercare praticamente in maniera fissa. Peccato per l'errore di Samuele Leccese che non riesce a servire il proprio compagno. Si riparte ancora Mattia Mastroianni in avanti. Mistrale che sembra voglia insistere adesso nell'ambito della metà campo del Terracina. Bella la palla in verticale da parte di Carnevale che però non riesce a trovare alcun compagno pronto perché la difesa è riuscita a sbrogliare. Adesso può ripartire il Terracina con Marziale, il giocatore ammonito dei biancocelesti, che porta palla in avanti. Il solito lancio prevedibilissimo che non sortisce alcun effetto nella difesa biancorossa. Riparte con Marciano, ottimo il tocco di esterno destro a creare spazio sulla sinistra, adesso deve andare all'uno contro uno, attenzione perché Marziale non può intervenire in maniera dura perché già ha Monito è là che bisogna puntare. Vitale morbida la palla, leccese in gioco. Prova. no, Poi l'assistente ci pensa un po'. Eh. Alla, fine, alla fine sbandiera un'azione che può essere interpretata. Poi ovviamente nelle riprese di Giuseppe Capoan di capire se la posizione di partenza di Samuele Leccese fosse o meno fallosa, non si riprende con la palla per il fallo di fuorigioco, però c'è da dire che il modo in cui ha concluso a rete Samuele di testa non è stato efficace, la palla è terminata comunque alta e ben lontana dai pali difesi dal portiere Minutilli che in questo caso a parte un grosso spavento nel vedere il calciatore della Mistral da solo al centro dell'area. Bene, non ha avuto alcun problema a recuperare il pallone, a rimetterlo e poi c'è il calcio di punizione battuto, ma l'arbitro dice che bisogna ripetere. La battuta lunga da parte di Villacaro, palla sul settore di sinistra. Villacaro e poi è Cerroni l'autore poco fa di un bel tiro ottima la palla messa dentro di esterno destro a cercare il proprio compagno che però viene anticipato la rimette ancora però dentro il Terracina attenzione a questi palloni sporchi che possono creare problemi alla retroguardia di casa bravo Leccese a venire fuori da una situazione complicata però poi Cerroni torna sulla sfera e riesce a portarla via al centrocampista Biancorosso palla a spiovere, ancora la sponda e il Terracina che riesce a concludere ancora una volta accusa una spinta durante il tentativo di tiro Uh, Pisacane, l'arbitro dice che non è così, però Mistral attenzione alta. Perché il Terracina nel giro di 5 minuti è già arrivato due volte alla conclusione, si accende un piccolo campanellino d'allarme. e Non bisogna sottovalutare questi segnali del match. Che sembra uh, com così come alla Vigilia si sapeva, uh, più complicato del solito attenzione col sole negli occhi. Per, uh, Cederelli, questi palloni possono rappresentare anche un pericolo. Sole che è esattamente proprio di fronte al portiere della Mistral che non indossa Beretto nulla. Ricordo negli anni eroici del calcio Dilettanti che il cappellino era un must per i portieri che venivano al Ricinello e conoscevano la situazione ambientale di uno stadio che nel pomeriggio aveva questo tipo di problema. Intanto lo stop di Cerasuolo. Poteva chiamare al tiro Marciano che, però, viene anticipato, tocca anche per ultimo il calciatore biancorosso. Non c'è calcio d'angolo, si riprende con una semplice rimessa dal fondo per il Terracina. Un Terracina che, come sapete, ha avuto. Come del resto è successo anche alla polisportiva Gaeta: varie vicende legate a fallimenti, a ripartenze, a continui cambi di dirigenza. Un Terracina che per l'ennesima volta è risorto dalle proprie ceneri, ricominciando addirittura credo dalla seconda o dalla terza categoria, poi ripescato immediatamente in promozione per questa nuova avventura che era partita, eh, devo dire, e qui. Eh, Cito il mio collega, nonché tifosissimo del Terracina, Angelo Marzullo, che peraltro è dalla gradinata opposta eh, nella quale, quando eh, Giuseppe Capuano andrà a inquadrare, vedete il gruppo di supporto del Terracina, è venuto ovviamente Angelo Marzullo, ci siamo salutati proprio prima dell'inizio del match e eh, Angelo mi raccontava che... di Ripartire con quella che sembra l'unica possibilità attualmente, cioè quello dell'azionariato popolare, tentativo che però poi è naufragato. Adesso c'è un presidente che insomma, ha suscitato qualche polemica, soprattutto sui social, con qualche, con qualche uscita che non è piaciuta ai tifosi biancazzurri. Che però, come vedete, anche se in uno sparuto gruppo, non abbandonano mai la propria squadra, insomma grande tradizione anche dal punto di vista dei supporter quella del Terracina con i gruppi organizzati come i Boixos e la Curva Mare che salutiamo perché ci siamo più volte confrontati con loro intanto attenzione perché questo è un calciatore sicuramente in grado di mettere in pericolo la retroguardia della Mistral, eh, questo Samuele Cerroni Antonio è una spina nel fianco della difesa, bisogna stare attenti, tra l'altro anche un fisico molto prestante. Samuele Cerroni centravanti. Eh, sì, eh, a me dispiace dire, ma diciamo è vero che sono le prime giornate, però ancora non sto vedendo questa campagna acquisti che si diceva che doveva essere diciamo, una campagna che la Mistral era superiore a tutte le altre squadre. Fino a questo istante io in campo non lo sto vedendo, Erasmus. Vabbè, ma quello lo dicono soprattutto i giornali, Antonio, io dico sempre, e lo sai perché ti ho mandato una foto dell'articolo in cui si diceva Mistral grande favorita, io ti ho mandato l'articolo con il mio commento cominciamo male, perché poi alla fine la squadra che viene indicata spesso dalla stampa come la squadra favorita, accusa difficoltà, io dico soltanto questo, è la terza giornata, è una Mistral che come ho detto in fase di presentazione, anche in presenza di problemi è riuscita a ottenere 6 punti dalle prime due gare, quindi bisogna guardare con ottimismo al futuro perché eh, la classifica sorrida agli uomini di Mister Parisella che adesso si stanno giocando certamente la loro partita contro un avversario difficile blasonato, ma che però come in questo caso è tutto racchiuso all'interno dei propri 50 metri. Grande apertura di Samuele Leccese sul settore di sinistra, Pescare Siniscalchi mette a terra la palla il numero 3 della Mistral, passa palla a Gennaro Vitale che però viene marcato praticamente a uomo da Numero 8 Centra che non si allontana mai dal faro del gioco bianco-rosso. Ancora bella apertura. Samuele Tiro e grande parata da parte di. Minutilli che impedisce il filotto a Samuele Leccese del terzo gol consecutivo in tre giornate ha tirato Samuele dopo un bello stop al volo di pieno collo destro adesso attenzione alla replica del Terracina deve uscire Cenerelli allontanare al ridosso del venticinquesimo di questo primo tempo esattamente venticinquesimo le due occasioni più belle per le squadre prima Samuele Leccese ha un passo dal gol e poi questo contropiede con Cenerelli che ha dovuto andare quasi al limite dell'aria anzi oltre il limite dell'aria con i piedi a impedire all'attaccante Biancazzurro di concludere in maniera pericolosa ma sicuramente il tiro di Samuele è la cosa più bella vista finora attenzione adesso perché ancora c'è la possibilità per Carnevale di arrivare al tiro Carnevale combatte come un leone poi c'è il fallo chiamato dall'arbitro Piero, bella la conclusione, forse un po' prevedibile da quella posizione, incrociando, però insomma più di così era difficile fare. Grande parata del portiere. Sì, Erasmo l'ha messa bene sul secondo palo, è stato bravissimo il portiere. Giusto dici tu era un po' intuitiva la cosa, però comunque è un bel tiro secco sul secondo palo, e, però anche da sottolineare Terracina subito capogento di fronte. Non è stata a guardare, diciamo. Assolutamente bisogna stare attenti a non lasciare spazio a una squadra che ha dimostrato già, almeno in un paio di occasioni, di poter mettere in difficoltà la Mistral con eh, le sue veloci ripartenze. Avete visto immediatamente, mentre ancora si stava recriminando per l'occasione fallita, la palla dall'altra parte e Cenerelli che si è dovuto esibire in un anticipo con i piedi sul proprio avversario lanciato. A rete. Intanto si arricchisce il nostro taccuino per la gioia di Giuseppe Capuano che, insieme allo staff di RTG Telegolfo, dovrà. Ovviamente poi presentare alla vostra attenzione sui social e anche sul digitale terrestre la sintesi delle migliori azioni di questa partita, un grande sforzo da parte di tutta la redazione sportiva di RTG delle Golfo per offrirvi il meglio di questo campionato di promozione e anche del campionato di eccellenza, un impegno che quest'anno vede in prima linea anche il sottoscritto Antonio Salone con la redazione di U Channel, Piero Persenda, insomma, tutti quanti quelli che collaborano per la buona riuscita di un progetto ambizioso che ci vede protagonisti in questo calcio dilettanti. Attenzione, ancora una ripartenza del Terracina, c'è spazio, ma Deve stare attento in pesi perché lì poteva tagliare in maniera diversa e arrivare prima dell'avversario che invece riesce a precederlo e poi per fortuna ci pensa Samuele Leccesa a sbrogliare una situazione che poteva diventare complicata. Adesso Terracina che insiste nella metà campo della Mistral, il pallone sui piedi di centra, centra che dialoga con Cucchi, poi buona la trama stretta con Cerroni che si riesce a procurare un po' di spazio, va l'uno contro uno, potrebbe tirare a giro sul palo, colpisce male il pallone però che si smorza sulla gamba di Mattia Mastroianni, ancora De Santis sulla sinistra. Attenzione al Terracina che, come sempre, quando arriva Antonio, nei 20 metri è pericolosissimo. Sì, sì, un Terracina che diciamo, non è venuto a guardare. Secondo me, cioè, fino a questo istante, le, diciamo, si è giocato a centrocampo dopo l'azione di Samuel Leccese. però il Terracina non si ferma e, secondo me, ha tutta la possibilità di portare in porto anche un buon risultato. Partita che dunque si è svegliata con cucchi dalla bandierina. Sembra che possa succedere qualcosa da un momento all'altro. La Mistral, che adesso si difende, ma non disdegna ovviamente di puntare direttamente verso la metà campo del Terracina. Terracina adesso tutto nel, eh, nei 50 metri della Mistral. Poi c'è questo lancio lungo da parte di Centra, che è fuori misura, e ne approfittano anche i calciatori per tirare il fiato dopo questi 5 minuti che sono stati. Certamente i più movimentati dell'intero match. Abbiamo visto il meglio di questa partita, proprio a ridosso del 25 Tra il 25 e il minuto attuale, che è iniziato verso la prima mezz'ora di gioco. Partita che adesso sviluppa anche temi divertenti, con entrambe le squadre che ci credono e, come giustamente ha detto Antonio Salone, non sono venuti a guardare gli ospiti di Terracina, anzi anzi non disdegnano di pungere in avanti alla ricerca del bottino pieno bella la palla verso la sinistra con due giocatori del Terracina attenzione perché è un po' troppo libero centra da quella parte poi però colpisce male il pallone che attraversa con Samuele Recese che finalmente ha la possibilità di giocare qualche metro più avanti insomma io credo Piero Persenda attento Osservatore tattico di come si sviluppa la partita che questa è la vera posizione di Samuele in grande difficoltà contro il Paliano nel giocare davanti alla difesa e dettare i tempi. Quello che adesso fa vitale, Samuele secondo me si esprime meglio in quella zona di campo, però ti chiederò il tuo parere dopo alla fine di questa azione con palla in avanti per Cerasuolo. Cerasuolo, sì, Samuele, gol! Leccese terzo sigillo, sì, te l'avevo detto, sì, sì, sì. deve giocare più avanti perché in quella posizione può fare la differenza Samuele, sacrificato lì davanti alla difesa. Grande Erasmus è stato di buon auspicio, proprio, in questo, proprio quello dicevamo, che con i compiti di Gennaro Vitale di, in regia lui. Potrebbe... libero e può svariare. Sì, 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 sì anche perché ricopre anche in più la, la mansione di Marciano, che lo vedo più esposto sulla sinistra, non punta centrale, quindi non danno punti di riferimento, un po' un falso 9 diciamo. Antonio Salone stavolta ha mantenuto la freddezza, piattone sinistro, portiere no, spiazzato. Ma qua devo dire, asini, la difesa della Terracina, tu lo sai, no, purtroppo ha visto già due o tre volte Samuel solo. E questa volta li ha condannati dallo stesso punto in cui aveva tirato prima. Quindi eh, l'osservazione tattica eh, espressa in maniera colorita devo dire da Antonio Salone. Trova però riscontro nella realtà un Samuele Leccese che era già eh, precedentemente in quella posizione da solo ed aveva concluso in maniera pericolosa. Stavolta non ha sbagliato. E con molta freddezza ha appoggiato il pallone in rete con un tiro di piatto che non ha lasciato scampo. A Minutilli e adesso credo si possa dire che questo è un record assoluto perché no, non mi risulta negli annali Piero Persenda a meno che in qualche stagione in cui eravamo un po' distratti, che Samuele Reccesa avesse mai segnato tre reti, una per partita nelle prime tre giornate di campionato. No, infatti credo sia un suo record personale, magari poi glielo, glielo chiediamo. E comunque sì, si è fatto trovare pronto, come dicevo, essendo marciano un po' più indietro, lui si è, si è spostato un po' più avanti con compiti offensivi. Eh, però come diceva Antonio, un poco... Leggeri in difesa perché comunque hanno raddoppiato su Marciano e hanno lasciato libero Samuele di battere a rete. Eh sì, d'altra parte è chiaro e evidente che sono altri calciatori accreditati da parte della mistra di arrivare alla conclusione. Quelli del Terracina li conoscevano, hanno eh, operato misure eh, di marcatura sui calciatori più deputati a concludere lasciando così solo Samuele Leccese che si è inserito sul settore di destra e accentrandosi davvero centravanti eh, ha controllato il pallone. Piazzandolo di piatto dopo la conclusione forte dell'altra volta, Samuele giustamente avrà fatto la considerazione, adesso gliela piazzo in maniera tale da avere maggiore controllo sul pallone. Così è stato rete dell'1-0, certamente adesso lo possiamo dire, una bella partita da almeno 10 minuti, una partita che si è svegliata, calciatori che adesso non si risparmiano sul terreno di gioco e... Sarà eh, sempre più così col passare dei minuti perché adesso il Terracina, che pure aveva denotato una forte attitudine a rispondere colpo su colpo al Mistral Gate, adesso dovrà farlo ancora di più perché si trova sotto e ha appena. 13 minuti dalla fine del primo tempo, anzi 12 in questo istante, siamo al 33 ha il preciso dovere di tirare fuori ancora di più la testa fuori dal guscio per cercare di riequilibrare subito una partita che adesso indubbiamente a livello tattico si complica. Intanto continuiamo a seguire il match perché il piede fatato di Gennaro Vitale sta per mettere al centro un pallone interessante secondo palo Mattia Pastroianni, anticipato, però nella sua nel suo tentativo di incornata da parte di Minutilli, Mattia Mastroianni, Antonio che noi a Itri abbiamo seguito lo scorso anno, spesso di testa come contro il Zora nel match che ha deciso il campionato, va e la mette dentro perché è bravo, è alto e soprattutto è capace. Beh, è un giocatore di categoria superiore, lo sta dimostrando anche in queste prime giornate con la Mistral. Ricordiamo però a Itri aveva una spalla Fatta attenzione perché Cerroni ha, ha il pallone sul piede, ti darò subito la parola. Antonio, la palla che filtra, Cenerelli spiazzato coi piedi e c'è il pareggio. Del Terracina ancora una volta Mistral che si è fatta trovare completamente sguarnita sulla sinistra con Cerroni che è penetrato il tiro deviato, il tiro deviato di Cerroni che ha messo già in grande difficoltà Cenerelli che però con i piedi era riuscito a respingere ma Pisacane appostato all'altezza del disco del rigore leggermente decentrato sulla destra Antonio qui eh, l'hai vista bene tu, è partita tutt'altro che facile Terracina che non mola la presa. Sì, ma ne vedremo ancora delle belle secondo me, perché vedo mh, tre, troppi spazi da entrambi le parti. Eh. Il fatto che non avendo il centravanti Mariniello, la Mistral, si può inserire come è successo con Samuel, giocatore sulle fasce e questo l'ha fatto anche il Terracina. Piero sì, volevo dirti proprio questo, si complica la cosa, Pareggio forse è arrivato troppo presto. Sì, troppo presto e Cenerelli che ha ribattuto bene, soltanto che poi Pisacane è anche autore di una doppietta nella prima partita fuori casa. E però vorrei dire, c'è cioè una Mistral per le ambizioni che ha, bisognerebbe avere anche una panchina, un attaccante in sostituzione, perché comunque oggi perdiamo molto con Marciano in quella posizione perché si vede che non è attaccante puro e si mette spesso tra le linee invece di andare in profondità Erasmus sì, Marciano un po' assente devo dire dal, dal gioco, dalla manovra se non altro a livello di finalizzazione è chiaro, deve trovare la migliore posizione in campo non è questo il suo mestiere eh, però è chiaro, anche evidente che Parisella con l'organico attuale ha dovuto fare di necessità virtù, io secondo me credo che eh, rischierà Albano in campo, forse nel secondo tempo forse nell'ultima mezz'ora, perché è un attaccante di ruolo, non so se è pronto però No, io dico solo una cosa, eh, Marciano è un numero 10 vero, è come se noi mettiamo Cano a fare il centro avanti. Sì, un po' sacrificato in quella posizione, però insomma come attitudine è uno che eh, è bravo a stare negli ultimi 20 metri, Piero. Secondo me è stata vedi, questo. Vedi, che... vedi, Attenzione, vedi, però intanto bello Bruni che ha una grande velocità. Attenzione, al centro arrivano! a sprombattuto, Bruni invece arriva sul fondo, non aveva grandi possibilità di poter dare palla al centro perché i suoi compagni non erano ancora arrivati. Nei 16 metri ha trovato la conclusione. Sì, con un attaccante in area di rigore di Mariniello l'avrebbe messa tranquillamente al cinema, poi è stato costretto. Parlavamo prima di Albano, non si è allenato molto in settimana, perciò al di là delle condizioni fisiche non ottimali, ma non si è allenato bene, quindi penso che lo potrebbe rischiare il quarto d'ora venti minuti di finale. Sì, come è successo d'altra parte con il Paliano, però certo questo avrebbe l'indubbio merito di consegnare all'attacco biancorosso un attaccante di ruolo ma vedremo insomma sono determinazioni che spettano ovviamente a mister parisella che dall'alto della sua esperienza certamente già sa eh, quello che sarà necessario per far giocare meglio la squadra dopo questo primo tempo che sta vivendo la sua fase migliore Taccuino pieno per quanto riguarda le nostre annotazioni l'ultima è proprio questa di bruni che è riuscito a essere pericoloso sulla sinistra però attenzione perché questa è la mena vagante del match questo cerroni che adesso prova addirittura a trovare l'incrocio dei pali alla sinistra di Cenerelli da lontano. E devo dire che il tentativo non era da disprezzare, anche se il pallone è terminato largo almeno un metro sui pali difesi dal portiere ex Minturno. Ancora grande pala di Cerroni, lascia scorrere Pisacane. Incredibilmente poteva arrivare sul pallone e creare la superiorità numerica sulla destra perché c'era il compagno pronto a inserirsi nel corridoio. C'era Suolo, grande gesto atletico che eh, porta. Il numero 7 in maglia biancorossa a guadagnare qualche metro sull'avversario, che però poi recupera. Ancora Samuele, palla morbida, bella centro aria, prova a stoppare, a girarsi. Poi il tiro di Marciano e ci arriva ancora una volta. Bruni, gol di Bruni, gol di Bruni sul tentativo di girata di Marciano, respinto. Da Minutilli Bene. e che spettacolo di partita Antonio Salone, questo è quello che piace a noi, è vero che i gol spesso sono determinati da ho errori però è qua. bella. Sì è bella perché c'hanno cioè, proprio tanti spazi in avanti sia una squadra che l'altra infatti come stavo dicendo prima è, è quello che ho detto che non finiva qua infatti è subito è arrivato il gol Erasmo. Eh sì, una palla messa dentro in maniera eh, veramente sontuosa da Samuele Leccese, ha trovato Marciano che è stato bravo a stopparla e a tentare di girarsi, eh, era in una situazione difficilissima, c'è riuscito Marciano, lì si è superato ancora una volta Minutilli ed è arrivato Bruni questo Furetto imprendibile che comincia a, ad essere uno tra i miei favoriti di questa formazione perché mi aveva già favorevolmente impressionato quando è entrato in campo contro il Paliano. E secondo me, ovviamente, sempre un parere soggettivo, ha fatto la differenza nell'attacco della Mistral che aveva grandissime difficoltà. Adesso, addirittura, dopo un tentativo a vuoto di tre minuti fa con una bella iniziativa sulla sinistra, con il tapin vincente, riporta in vantaggio la Mistral Città di Gaeta per questa partita. Piero, che adesso Veramente ci sta facendo vedere fuochi d'artificio e come diceva Antonio Salone probabilmente non è finita qui. No, no Erasmo, infatti anche perché Terracina è ripartito subito in attacco e ritornando a Bruni volevo dire anch'io che mi ha impressionato favorevolmente nella prime partita, infatti pensavo che potesse sopperire a questa pecca di Mariniero in attacco e così è stato, eh. non è stato facile metterla sul secondo palo perché era anche un po' di filato Erasmo. Simone Bruni, classe 1993, un 25enne, dunque un'altra carta importante che può giocarsi il mister del Mister Algherita eh, Parisella quando ha eh, qualche fine in avanti, come è successo oggi. Ma questo è un calciatore che, insomma, se continua con questo tipo di prestazioni, è probabile che faccia cambiare idea al mister e si guadagni il posto da titolare in una squadra nella quale, eh, insomma, riesce davvero a. A creare la superiorità numerica sulla fascia sinistra perché è velocissimo. A dispetto di un fisico non longilineo, non è un brevilineo, è eh, un condensato di potenza. È un ragazzo che certamente potrà dire la sua in un campionato in cui le sue doti sono merce rara. Quindi, bravo Simone, davvero complimenti. Mattia Pastroianni non colpisce palla, ma fa in modo che l'avversario non possa giocarla in maniera pulita, un altro che sicuramente dal punto di vista del temperamento, dell'atteggiamento in campo eh, ci mette davvero l'anima e tutto quanto quello che ha dentro, Cerasuolo, a me non è un mistero, chi mi conosce bene in telecronaca sa che amo particolarmente questo tipo di giocatori che sul campo mettono l'anima fino all'ultimo minuto, Cerasuolo è uno di questi ed è anche uno che abbina una buona tecnica individuale perché l'avete visto prima come è riuscito a controllare il pallone. E andar via in velocità. Adesso prova a puntare l'uomo. E come sempre lo fa fuori. Se ne va Cerasuolo. Gran palla dentro. La deviazione. Che poteva mettere in difficoltà. Minutilli. Che invece si eh, abbassa sul proprio fianco destro. E abbranca il pallone in presa. Ancora Cerasuolo che va a cercare di mordere le caviglie di De Santis. Che però con una finta lo fa fuori. Attenzione Marciano che controlla di testa. Ma insomma qui forse l'arbitro. È un po' troppo severo nei confronti di Marciano, c'è stato un, uno scontro con Marziale che forse accusa un colpo alla testa, forse per questo l'arbitro ha firmato, ma insomma non mi sembrava che ci fosse un intervento falloso oltre misura da parte di Marciano, l'arbitro però il signor Cristian Ferruzzi che... Devo dire è arrivato a quello che voleva lui, cioè al fatto di spegnere dal punto di vista agonistico la partita con quelle due ammonizioni iniziali che hanno fatto capire ai calciatori che con quest'arbitro non si scherza e dunque gli interventi duri sono praticamente scomparsi. Eh, chissà, forse questo è il giusto modo di leggere la partita da parte dei direttori di gara. Spesso essere tolleranti nelle prime, nelle prime battute poi fa in modo che si perdano le reti dell'incontro. Così non è con questo arbitro di Albano Laziale. Brutta la battuta, intanto di. Valerio De Santis che colpisce in maniera sporca di mezzo esterno sinistro depositando il pallone direttamente sul fondo, 42 minuti di un primo tempo scoppiettante che credo abbia divertito tutti voi amici di RTG Telegolfo che eh, siete all'ascolto, speriamo e alla visione da almeno 15 minuti o magari dall'inizio di questa partita perché eh, Mistral, Città di Cheda e Terracina si stanno dando battaglia a viso aperto, il risultato è di 2 a 1 per i padroni di casa ma veramente una marea di occasioni, soprattutto a partire dal ventesimo della prima frazione, di questa prima frazione che stiamo vivendo insieme e questo è il calcio che piace a noi, un calcio dove magari, eh, è chiaro e evidente, le principali azioni vengono anche eh, favorite da qualche errore difensivo o a centrocampo ma insomma è anche un po' l'essenza del calcio no? se fosse tutto perfetto assisteremmo sempre Antonio Salone a degli 0-0 noiosi dove tutto sì, funziona sì. perfettamente però no. il divertimento poi latita no? la partita è piacevole eh, sì. eh, diciamo che siamo ancora su temperature molto elevate pertanto va capito anche quest'altra diciamo Uh, anomalia purtroppo. Ecco attenzione bella palla di Gennaro eh, alla kamikaze Minutilli esce e porta via il pallone rischiando anche qualcosa Antonio perché lì quando vai a... all'altezza dei piedi può succedere di tutto ha salvato il terzo gol de... al della Mistral, il portiere di Terracina, veramente bravo. Ti viene ancora da dire un po' al gay, eh? dai, dì la verità. Eh beh, beh. Cioè, stand... 87 anni non si dimenticano così beh, facilmente. Sento in questo stadio, sai, ogni volta che metti piede qua dentro eh, sì. e guardi pure le maglie bianco-rosse, cioè, pensi sempre ai colori della nostra città, che poi. Dico la sincera verità, la Mistral la sta portando eh, sì, con onore, grande onore, sì, eh, avanti in questo campionato e lo sta dimostrando. E non dimentichiamoci che adesso investire in una squadra di promozione, un campionato così difficile, non è certamente facile, bisogna anche avere il coraggio no, di. Uh, articolare una squadra con uh, questi giocatori che ovviamente non vivono di calcio ma che uh, certamente in alcuni casi prendono rimborsi importanti insomma è tutto un discorso anche legato alla grande responsabilità che i dirigenti non devono uh, omettere di uh, porre in un'avventura del genere è chiaro non si può assolutamente promettere mari e monti e poi essere omissivi nel continuo della stagione verso questi ragazzi che magari hanno anche delle famiglie, hanno anche delle realtà personali che non possono prescindere dal giusto riconoscimento di una stagione che poi significa impegno, significa abnegazione, significa sacrificio. Eh, insomma, non bisogna giocare come diciamo sempre noi, caro Piero, con le vite degli altri, no? Perché non è mai bello, e soprattutto in quella che deve essere un'attività sportiva dilettantistica. Chi non è in grado di condurre deve farsi da parte. Detto questo, e lo sapete che è uno dei capisaldi del mio modo di intendere il calcio. Siamo arrivati al 45esimo. Ormai soltanto il recupero ci separa dal meritato riposo per due squadre che hanno dato spettacolo nel primo tempo, in particolare nella seconda metà. Gaeta, città di Gaeta Mistral 2 a 1 sul Terracina, i gol di Samuele Leccese e di Bruni inframezzati dal pareggio temporaneo da parte di Pisacane e l'arbitro dice che si può andare negli spogliatoi, vi ricordo soltanto i minuti al trentesimo Leccese, al trentaquattresimo Pisacane per il pareggio bianco celeste al 36 Bruni, davvero una parte del primo tempo esaltante, quella al termine della quale si è determinato il risultato e adesso i calciatori seguiti dalla telecamera di Giuseppe Capuano, che è il nostro direttore, ringraziamo per aver seguito le vicende sul terreno di gioco. Io Erasmo Lombardi di Perna vi do appuntamento a tra poco per il secondo tempo insieme ad Antonio Salone e Piero Persenda al commento tecnico di questa bella partita che certamente ancora deve riservare tante emozioni. A tra poco. Squadra in campo per l'inizio della ripresa, Mistral Città di Gaeta sulla destra dei vostri teleschermi schermi, Maglia Bianco Rossa in vantaggio per due reti a uno sulla Terracina, le reti tutte nella seconda metà del primo tempo al trentesimo con Samuele Leccesi alla terza rete consecutiva in tre giornate di campionato, ha messo il sigillo in tutte e tre le gare disputate dalla squadra gaetana, pareggio di Pisacane al 34 ⁇ e poi il gol di Bruni che sancisce fino a questo punto il vantaggio per i padroni di casa. Una partita bella, una partita divertente di cui abbiamo ampiamente discusso in uh, analisi finale del primo tempo. Una partita che soprattutto in relazione al Gran Caldo potrebbe avere una flessione in questa ripresa ma che noi attendiamo invece. Fiduciosi che ci riservi lo stesso spettacolo dei primi 45 minuti, in compagnia al commento tecnico di Antonio Salone e Piero Persenda, con le riprese, come sempre, di Giuseppe Capuano alla telecronaca Erasmo Lombardi di Perna, che vi invita a seguire con grande attenzione il secondo tempo di questo derby, che sicuramente riserverà ancora tante emozioni. Vitale, gran palla telecomandata sul settore di destra, dove. Arresta Cerasuolo, va in uh, 1-2 con Sabuele Leccese. Forse toccato. L'arbitro dice che si può giocare. Ed eccolo qui Cerroni che porta palla come sempre in avanti. Punta uh, Mastroianni che ha una indecisione che concede qualche metro all'avversario avete visto il gesto di stizza di Mattia che non è certamente abituato ad essere superato così ha sbagliato il tempo dell'intervento forse ha messo male il piede d'appoggio fatto sta che ha perso quel metro che ha potuto dare a Cerroni la possibilità di andare alla conclusione una conclusione che arriva proprio al primo minuto di gioco Palla sulla sinistra, bella l'iniziativa da questa parte di Bruni, e palla anche messa bene. Una invitante palla che si è quasi arrestata a mezz'altezza per poi scendere in maniera eh, docile all'invito di un compagno che purtroppo non arriva sul secondo palo. Sfuma una buona occasione per la Mistral Città di Gaeta. Secondo tempo iniziato esattamente sulla falsa riga di quello che è accaduto nella prima parte della gara. Palla lunga per il Terracina. Stavolta Mattia sceglie bene il tempo. Bravo Samuele ad andarsi a prendere una palla a metà campo e a subire anche il fallo che permette adesso alla Mistral con il piede fatato di Gennaro Vitale di andare a imbeccare Marciano, palla che rimbalza diventa forse lunga. Marciano si protende nel tentativo di metterla al centro, non c'era, però è giusto segnalarlo. Nessun compagno in grado di poter intervenire, anche se il pallone fosse rimasto in gioco, palla che invece termina direttamente sul fondo e va Minutilli con i piedi a battere lungo, Minutilli che si è resa autore, ricordiamolo, di almeno due parate di ottima fattura, la prima ha salvato il risultato in assoluto sulla conclusione di Samuele Leccese, la seconda ha soltanto impedito momentaneamente a Marciano di segnare il 2-1 perché sulla respinta del portiere che pure aveva fatto il massimo che poteva in quella circostanza è arrivato Bruni, collocando la palla in rete. Palla a girare sempre per Bruni, velocissimo. Esce di testa, bravo Minutilli. Insomma, questo portiere certamente è un ragazzo interessante. È bravo, sa il suo mestiere. Anche in questo caso grande tempismo e Intervento di testa. Samuele disegna una bella palla per Bruni. Bruni ancora col pallone morbido. Che stavolta diventa un tiro cross. Che, però, non coglie fuori posizione Minutilli. Che adesso dovrà fare i conti. Anche con il Sole che gli darà qualche grattacapo in più nel corso di questa ripresa. La stessa difficoltà che del resto ha avuto Cenerelli fino a qualche minuto fa esterno sinistro di Gennaro Vitale a servire Marciano, la palla sfila, poteva quasi essere un auto-assist se avesse colpito leggermente più piano. Marciano fallisce l'intervento, stavolta Cerroni a centrocampo, Vitale addomestica il pallone, va via in mezzo a due avversari. Solito grande stile, grande eleganza di Gennaro, un piacere per gli amanti del calcio vederlo giocare. Anche qui l'appoggio morbido di sinistro e poi l'1-2 con Samuele Leccese. Ci dispiace, devo dire, eh, Piero, non, non sono ancora abituato a questi, eh, questi spettatori, insomma, queste persone che molte volte è dalla perché <ride> hanno la smania che il pallone va dato immediatamente. Ma quando c'è l'ha Gennaro è un piacere, no? Io credo che bisogna astenersi da certi commenti. Eh, è sacrosanto che ognuno dica la sua, però, insomma. Sì, vabbè, Riciniello ci ha abituato anche in passato anche con le squadre che erano da serie C comunque non andavamo mai un po' critico diciamo Riciniello poca, poca pazienza Antonio Salone tu sei un altro di quelli che non ha pazienza però hai imparato a, a gestire eh, i tuoi giudizi che sono spesso trancianti però insomma quando è il caso di farlo ma quando c'è la palla a Gennaro là, bisogna stare attenti mani in, in alto e aspettare la giocata Vabbè, la vita ti insegna tante cose eh, a riflettere e posso dire che oggi ho fatto un post proprio su Facebook che Gennaro Vitale è sempre piacevole guardarlo, infatti ho fatto un post proprio su di lui, forza Gennaro perché ancora a 36 anni può dare tantissimo in queste categorie. Intanto come... Ci segnala il nostro direttore Giuseppe Capuano, ci sono state due sostituzioni che è giusto darvi immediatamente perché il difensore centrale del Terracina è cambiato, in questo istante annotiamo che c'è Rossato con il numero 15 che ha rilevato la posizione di difensore sul terreno di gioco andando a sostituire il numero 6 Marziale che non a caso era stato ammonito nel primo tempo dunque a rischio. Intanto, attenzione perché c'è un'iniziativa per la Mistral. E poi, per quanto riguarda la zona di centrocampo, è entrato anche il numero 19 Alla, che si è andato a disporre nella posizione. Adesso andiamo a individuarlo nella posizione centrale al posto del numero 10, Divizio Marco. Quindi in campo. Alla e Rossato in luogo di Marziale e Divizio che hanno lasciato il campo a beneficio dei loro compagni di squadra, che ovviamente danno così anche nuova linfa dal punto di vista proprio della brillantezza al Terracina. Diciamo che superati i 20 minuti della ripresa, cominceranno ad affiorare gli esiti di una partita giocata con un caldo estivo. A settembre succede sempre, ricordiamo una prima giornata nella quale c'era stato il diluvio prima dell'inizio della gara e anche una temperatura accettabile, però a parte questo episodio, poi due partite di campionato, la seconda e la terza all'insegna del gran caldo, così come oggi. E infatti c'è anche una presenza leggermente inferiore rispetto alla prima giornata segno che molti magari hanno preferito godersi forse l'ultima domenica settembrina con temperatura estiva Leccese ferma il pallone, lo lascia terminare sul fondo C ha uh, probabilmente un risentimento inguinale vediamo la mano che uh, sostiene l'inguine sinistro peccato perché Samuele è in una forma splendida con... Uh, il Suo terzo gol in tre partite, il bomber, possiamo dirlo, anche se è una definizione che certamente abbiamo coniato poche volte nei confronti di Samuele Leccese, ma i fatti lo, lo, lo dicono: che, che questo è il calciatore della Mistral Gaeta che è andato più volte a segno in queste prime tre giornate. Gli altri marcatori per la squadra. Biancorossa sono stati Marciano nella prima giornata, Mariniello alla seconda, e Bruni in questa terza giornata, per un totale di sei reti, metà delle quali il 50% sono a pannaggio di Samuele Leccese. Che probabilmente adesso, però, sarà costretto a lasciare il campo e non ci voleva perché la mistral stava girando a perfezione con Samuele. In quella posizione più avanzata è Gennaro Vitale dietro a dettare i tempi. Adesso vediamo, probabilmente c'è Aprile in panchina che potrebbe andare a giocare in quel ruolo lì. Non sappiamo quale sarà la scelta di Mister Parisella, ma mi sembra, mi sembra che sia una scelta abbastanza obbligata dal punto di vista tattico. Comunque non anticipiamo i tempi, vediamo. No. Si spoglia il numero 16, è proprio lui, è Aprile. Insomma. Era abbastanza, era abbastanza prevedibile il cambio di mister Parisella che dunque non va a toccare il, il sistema tattico messo in campo con Samuele Leccese e uh, cambia soltanto la pedina in campo. Peccato davvero, non ci voleva Samuele che già è fuori campo, sta facendo il giro del terreno di gioco, sta andando da dietro la porta. Bruni, palla a terra, punta l'uomo. ottima messa al centro ancora c'era Suolo che non ci arriva peccato perché è già il terzo pallone invitantissimo che Bruni disegna per i propri compagni, eh, compagni di gioco Piero, Marinello lì eh. la stessa osservazione con Marinello lì era almeno una doppietta oggi perché comunque svaria tra centrocampo e l'attacco eh. Ricordiamo no, prima che Antonio è il colombiano, quindi quel ragazzo che ci ha impressionato nell'amichevole con Litri. Quindi è una buona pedina per il mister Parisella. Ma poi questi palloni morbidi che arrivano in area che chiedono solo: spingimi dentro, spingimi dentro. Eh, insomma, per un attaccante di razza sarebbero davvero manna che piove dal cielo. Però, insomma, speriamo che anche i calciatori che sono sul terreno di gioco e mi riferisco a Marciano, mi riferisco anche a Cerasuolo. Sapranno trovare la possibilità di intervenire su uno di questi palloni messi dentro da Bruni e cercare così di fare la differenza. Intanto segnaliamo la sostituzione che è avvenuta tra aprile, che entra in campo con il numero 17 e Samuele Leccese che esce con il numero 8. Due cambi dunque per il Terracina e uno per la Mistral mentre siamo arrivati al Undicesimo, quasi 12 minuti di gioco di questo, di questo secondo tempo 2 a 1 per i padroni di casa, risultato maturato. Tutto nel primo tempo, gara che uh, accusa adesso una lieve flessione, ma è probabile che sia soltanto una parentesi. Perché il Terracina sa benissimo che deve fare di tutto e anche di più per cercare di arrivare. Almeno un risultato di pareggio che impedirebbe questa seconda sconfitta consecutiva che sarebbe oltremodo difficile da digerire dopo il grande successo in apertura. L'arbitro fa giocare adesso e fa bene, a mio avviso non c'erano falli in quella fase di gioco, attenzione a non gestire palla così lì perché se si perde si può andare nei guai. Stavolta è un po' troppo eh, leggero Carnevale nel gestire il pallone e dà la possibilità al Terracina di ripartire. Attenzione perché c'è un contatto proprio ai limiti, sull'incrocio del lato corto dell'area di rigore con la linea di fondo. Lì bisogna stare attenti a non toccare l'avversario perché, certo, commettere un fallo in quella posizione, così lontani dalla porta, comporterebbe comunque un calcio di rigore e sarebbe difficile da digerire. Per fortuna non è stato così, è riuscito il giocatore della Mistral a impedire che il calciatore del Terracina potesse mettere al centro il pallone senza commettere fallo. Vitale l'appoggio per Carnevale, Carnevale per Bruni, si sovrappone centralmente Marciano, stavolta Bruni troppo morbido nel tentativo di servire il compagno, va Vitale a dare fastidio al numero 7 della Fornace, piuttosto in ombra nel corso della prima parte di gara. Adesso invece c'è Cerroni. Cerroni che gestisce bene il pallone fino a servire Pisacane, l'autore del gol del pareggio che però colpisce malissimo il pallone indirizzandolo direttamente sul fondo alla destra di Cenerelli che non deve fare altro che osservare il pallone e prepararsi alla rimessa dal fondo. Chiede un'altra sfera il portiere della Mistral perché il pallone è terminato praticamente ai confini dello stadio Riciniello pallone che non arriva e Cederelli, giustamente nelle immagini di Giuseppe Capoano, si va a riprendere il pallone con una bella corsa fino ai cartelloni pubblicitari, lo riposiziona sul lato lungo dell'area del portiere, mentre Bruni, acciaccato, sta rientrando in campo ed anche aprile dalla linea centrale, era uscito per andare a bere un sorso d'acqua. Si riporta sul treno di gioco, adesso tutti e 22 in campo nuovamente e palla che spiove nella metà campo terra cinese, è rimasto fuori soltanto Carnevale che è anche supportato dai dirigenti della Mistral fa il suo ingresso in campo. Dicevamo momento di pausa, di stasi dell'incontro. Calciatori che probabilmente tirano il fiato per prepararsi a disputare alla grande la mezz'ora finale di questo match. Siamo infatti esattamente in questo momento al quindicesimo, quindicesimo e quasi 30 secondi, battuta lunga di Mastroianni che si esibisce nelle vesti di regista difensivo a cercare Cerasuolo che è anticipato, ma Aprile con una bella palla sventagliata sul secondo palo si fa vedere, poi Carnevale che prova la battuta da lontanissimo, Gennaro Vitale va a rubare palla e poi riesce a servire sulla sinistra il numero 3, si discalchi riscalchi, ottima giocata, a evitare ben due avversari. E poi Gennaro Vitale che sventaglia male sul secondo palo non trovando nessun compagno Mistral che però gioca bene adesso possiamo dirlo riesce a gestire bene il pallone soprattutto nel controllo da parte dei suoi esterni che spesso riescono a rimettere palla per linee centrali dove Vitale prova con l'imbucata a dar palla agli attaccanti Racine in avanti, l'intervento difettoso, ma c'è il fallo pescato dall'arbitro ai danni del numero 7 della Fornace che ha spostato il proprio avversario per andarsi a prendere quel pallone che poi si era disposto anche su un piatto d'argento per la battuta. Ma l'arbitro ha fermato tutto dicendo che l'intervento è stato falloso e la Mistral esce da una situazione piuttosto complicata perché senza il fischio arbitrale sarebbero stati dolori. Spizza la palla Marciano, arriva prima del difensore. Attenzione perché c'è l'errore di controllo da parte di Cucchi che poi nell'anticipo tentato da aprile, vabbè, insomma, su, questo è davvero un cartellino esagerato da parte del direttore di gara. Eh, non l'ha neanche toccato, infatti Cucchi si è rialzato immediatamente da quell'intervento di Aprile che ha tentato di entrare in scivolata sul controllo impreciso del proprio avversario, l'arbitro reputa però l'entrata in scivolata potenzialmente pericolosa, adesso lo sapete nel calcio tra virgolette moderno che a me personalmente piace pochissimo, basta anche solo l'intenzione di far fallo anche se non si concretizza poi l'intervento, viene comunque ritenuto pericoloso e potenzialmente dannoso per l'avversario, viene esibito. Il cartellino giallo. Marciano. Marciano centrale per aprile. Aprile allarga sul settore di testa, si sovrappone velocissimo in pesi che crea lo spazio per poter mettere il pallone a centro da parte di Cerasuolo che però non trova Marciano. E riparte il Terracina con Della Fornace. Mastroianni buona guardia, è ottima palla per Bruni. Adesso Bruni può puntare l'avversario. Bruni che invece prova la battuta. Da lontano poteva forse, grazie alla sua velocità, anche provare a saltare l'avversario. Stavolta ha deciso di battere lungo e uh, il portiere è riuscito a impedire che la palla fosse pericolosa. La replica del Terracina si affida a questo tentativo facilmente spezzato da Cenerelli. Ancora un contrasto a metà campo, ancora un calciatore che resta a terra. Può ripartire il Terracina, il tentativo di palla in verticale da parte di Alla che però non trova il compagno per l'intervento di Mastroianni. Adesso si va a soccorrere il capitano, proprio Gennaro Vitale che resta a terra. Gennaro non è uno abituato a fingere, quindi ci fa un po' preoccupare, ma per fortuna, aiutato da Marciano, si rimette subito in piedi. E col suo uh, passo inconfondibile ritorna nella sua zona di competenza, almeno rispetto alla prima gara di campionato. Insomma, mi sembra che la posizione e il, la presenza in campo di Gennaro Vitale sia davvero indispensabile a questa squadra. Ha dato geometria, ha dato ordine, ha dato tranquillità probabilmente anche alla linea mediana del campo, Gennaro che eh, con la sua presenza in campo ha anche eh, l'effetto di intimorire gli avversari, non soltanto intimorirli ma anche farli disporre eh, in maniera tale da poterlo controllare ogni volta che entra in possesso di palla, questo significa maggiore spazio soprattutto per i suoi compagni di reparto e per i due esterni che spesso Gennaro con i suoi meravigliosi lanci va a pescare. Da tutte le posizioni del campo, della Fornace, palla dentro Mastroianni, attento, alza un campanile sul quale interviene Cucchi, che poi però perde palla, pressato da due. Marciano deve ripartire, ma non lo fa con grande velocità. Così che la linea difensiva del Terracina si ricompone. Poi è costretto a cercare Imbesi sulla destra, che serve per Mastroianni, che probabilmente si esibirà ancora. Il lancio lungo a cercare Marciano. Palla che però è controllata agevolmente dal numero 15. Rossato che poi combina un pasticcio, stoppa la palla di petto, invoca l'intervento arbitrale perché dice di essere spinto, ma ha chiaramente sbagliato il tempo dell'intervento. Rossato, classe 2000, giovanissimo, 18enne, anche se eh, altissimo e magrissimo, sembra eh, probabilmente più anziano dell'età anagrafica. Stavolta non se la cava bene, regala un calcio d'angolo alla Mistral che va con Vitale dalla bandierina. Palla che spiove direttamente verso la porta. Anche troppo. Palla che supera l'incrocio dei pali e si spegne direttamente sul fondo dalla parte opposta. Minuti di gioco 21 e 20 secondi, siamo ormai in dirittura di arrivo verso l'inizio del quarto, quarto della gara. Gli ultimi 22 minuti, finali. È il momento di eh, stringere i denti, è il momento di controllare per quanto possibile il match da parte della Mistral che può affidarsi alle veloci ripartenze di Bruni. È invece il momento di cercare di cominciare anche a disporre in campo una formazione in grado negli eh, ultimi 15 minuti di effettuare un serrate per il Terracina alla ricerca del pareggio. Un pareggio, ricordiamo, che è durato pochissimo, soltanto due minuti tra il pareggio di Pisacane e il gol di Bruni. Ottima idea quella di Siniscalchi di provare la linea centrale. Addirittura va alla battuta aprile da lontanissimo, erano 30 metri abbondanti. Tiro che, insomma, non annotiamo neanche sul nostro taccuino. I vecchi radiocronisti di una volta avrebbero detto tiro di alleggerimento. Aprile preceduto, Gennaro Vitale ancora, controlla l'ennesimo pallone, ne ha giocati almeno un centinaio. Si riscalchi, prova ad andare via, riesce a toccare il pallone con la punta del piede destro, ma non serve il compagno, guadagna però un'importante rimessa laterale che fa respirare la Mistral e eh, dà la possibilità alla Mistral di restare in possesso di palla. Vitale. La palla per Impesi c'è cioè anche Cera Suolo da quella parte. I due esterni di destra si lasciano spazio a vicenda. Poi Impesi, qua è un po' ingenuo perché lascia una palla eh, centrale che favorisce l'uscita da parte della difesa del Terracina. Che adesso può distendersi il fallo tattico a metà campo. Secondo me, era più da ammonizione questo che il precedente cartellino combinato ad aprile ma è soltanto il mio punto di vista questo era chiaramente un fallo tattico per evitare la ripartenza avversaria qui c'era tutto il giallo ma l'arbitro come accade spesso la vede diversamente dal vostro telecronista e non provvede alla munizione, palla di Gennaro per Bruni anticipato dal difensore che rischia di tagliare fuori il proprio portiere Bruni che va a riprendersi palla e ancora una volta l'arbitro con una decisione piuttosto... Cervellotica, eh, insomma lì se non ci si mette un po', un po' di fianco con la spalla per cercare di andare a contrastare il ritorno dell'avversario, quello è un pallone che eh, insomma, va giocato in questo modo. Ma nel calcio moderno, come sapete, eh, qualsiasi tipo di contatto che vada oltre l'ordinaria amministrazione viene fischiato, eh, ma stavolta insomma... Bruni aveva fatto tutto bene, si era messo di spalla nel tentativo di impedire il ritorno dell'avversario sul pallone. A mio avviso, non in maniera fallosa, ma l'arbitro l'ha pensata diversamente. Marciano, il tocco viene anticipato, poi c'è palla ancora per Carnevale. Carnevale chiama in avanti Siniscalchi che invece preferisce indietreggiare, servire palla per Mario Bernisi che la mette lunga. Sicuramente emozionato, almeno penso nelle fasi pre-match Mario Bernisi nel rivedere questa maglia, alla quale io so per certo è rimasto molto attaccato. È stata la sua esperienza da calciatore quasi professionista, sicuramente la più appagante della sua carriera. Un anno irripetibile, un anno in cui Mario giocava da under, un anno che lo ha portato davvero a un passo dal sogno di una serie C che il Terracina, come già ho detto in fase di commento nel primo tempo, avrebbe ampiamente meritato quell'anno, ma purtroppo non andò così e poi iniziò la rovinosa caduta che portò quel Terracina, quella società, quella squadra a scomparire dal calcio nazionale e regionale. La battuta di Cenerelli, toccato Marciano, ma si può giocare... Resta a terra Marciano, Carnevale che non trova ovviamente nulla di meglio che buttare il pallone fuori e fa bene perché guadagna tempo e soprattutto permette all'arbitro di chiamare i soccorsi per Marciano, anche se non mi sembra proprio orientato in questo senso, il direttore di gara che ha fatto segno no, non c'è bisogno. E invece il dottor Ferri immediatamente si porta verso il calciatore rimasto a terra per un po' un po' d'acqua sul capo, rimasto colpito. Siamo esattamente al 26 esimo Antonio Salone che che parte finale del match ti aspetti dopo questi primi 26 della ripresa. Secondo me andrà a scemare così, perché il sole picchia e si vede che non c'hanno più energia come i primi 45 minuti Erasmus. Piero Persenda eh sì, concordo con Antonio, il merch ormai sta subendo uno stasi, quindi questo momento speriamo che finisca così, anche perché sarebbero tre punti d'oro che ci portano a punteggio pieno dopo solo tre giornate. Entrambi dunque i nostri opinionisti si trovano d'accordo nel ritenere che questo... Potrebbe anche essere il risultato finale, io devo dire stavolta dissento, secondo me almeno un altro gol da una parte o dall'altra arriverà. Ovviamente eh, i tifosi della Mistral si augurano che siano i loro Beniamini a segnare e quelli del Terracina che possa terminare in parità, ma secondo me qualche altra emozione ancora si vivrà qui sugli spalti di Ricinello insieme a Telegolfo. Intanto il Terracina perde. Ecco, questo potrebbe essere un segno chiaro di quello che ha detto Antonio Salone. Questi sono sicuramente errori che hanno più eh, una componente di stanchezza che non una componente tecnica, a mio avviso, perché il pallone era veramente semplice da domesticare, ma insomma. Aprile. Palla dentro c'è Vitale che stavolta però viene anticipato della Fornace, bravo Gennaro a tornare sull'avversario, poi commette un mezzo fallo che non viene segnalato dall'arbitro, no l'arbitro ci pensa un po', anzi parecchio, e poi dice che c'era il fallo di Vitale su della Fornace e stavolta ha ragione l'arbitro che comanda il calcio di punizione per i Bianco Celesti che devono fare qualcosa in più se vogliono rientrare nel risultato di una partita che li vede sotto per 2-1. Bernarella della Fornace si gira, poi però non riesce a combinare nulla di buono, perde palla con Siniscalchi che in un fazzoletto di campo è bravo a guadagnarsi una rimessa laterale e si prende il meritato applauso da parte del pubblico del Riciniello. Adesso Mario Bernisi che la sventaglia lunga sulla testa di Marciano anticipato in seconda battuta aprile a centrocampo va a mordere i polpacci di Cucchi che... Si deve rifugiare tra i piedi del nuovo entrato centrale difensivo, si tratta di Rossato. Poi ancora da questa parte che arriva la minaccia per la Mistral con Alla che gioca stavolta bene il pallone. Servono della Fornace che si sta facendo vedere in maniera più presente in questa ripresa rispetto ai primi 45 di gioco per i suoi compagni. E adesso sempre nel vivo della manovra il numero 7 del Terracina. Ancora una volta chiamato in causa dai propri compagni l'appoggio breve per Rossato che però non riesce, anzi si tratta di Alla che non riesce a giocarsela, ma guadagna una rimessa laterale in zona di attacco, siamo proprio al ridosso dei 16 metri dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore, medesima palla tra i piedi della Fornace che stavolta ha trovato un varco in una situazione difficilissima è arrivato però Siniscalchi come un fulmine a frapporsi tra il calciatore del Terracina e il suo tentativo di rendersi pericoloso davanti a Cenerelli Terracina che però guadagna un calcio d'angolo e adesso sembra che possa avere iniziato una azione di attacco tambureggiante, sono almeno tre minuti che la palla è nella metà campo della Mistral. Mistral, che però avrà dalla sua anche la possibilità di ripartire con Bruni al limite dell'aria, pronto a prendere il pallone in caso di necessità. E Cera Suolo, unica punta avanti. Adesso Marciano va anche a difendere. Palla che spiove, uscita a vuoto di Cenerelli. Stoppato il pallone sulla sinistra della Fornace. Il tiro. Eh, questo è un gol veramente, veramente evitabilissimo. Un gol che la Mistral subisce in maniera più che rocambolesca una palla che andava certamente controllata meglio a partire dall'uscita eh, insomma un po' discutibile di Cenerelli che ha fallito completamente l'intervento aprendo la propria porta a un tiro in diagonale che tiro non è stato ma che ha servito proprio l'uomo che avevamo identificato come il più pericoloso in questa fase della ripresa della fornace che pesca Degiare una partita che sembrava poter essere condotta con maggiore tranquillità da parte dei padroni di casa, ma questa, questo pasticcio, enorme pasticcio difensivo, favorisce il rientro nel match del Terracina e della Fornace, pareggia con questo Jolly pescato con un bel diagonale che ha colto. Il buco tra le gambe di Cenerelli è un pareggio veramente evitabile, a mio avviso. 2-2 a due, e adesso l'ultimo quarto d'ora. Insomma, è davvero difficile da decifrare, Antonio. Peccato perché insomma, ti è sembrato anche a te evitabile questo gol, no? Eh, tantissimo. Ma li vedo un po' leggerini dietro. Eh. Anche sul primo gol. Non è... Come si chiudono un po', rischiano, Erasmo, purtroppo... Come è stata più una disattenzione, questa, una questa, disattenzione. nata dall'uscita a vuoto di Cenerelli e poi lì è esatto. chiaro quando il pallone comincia a sbattere da una parte all'altra può succedere di tutto. No, è... adesso, adesso veramente il risultato è aperto uh, su tutti e due i fronti. Eh. A qualsiasi soluzione mi trova d'accordo Antonio Salone, intanto è uscito il numero 7 proprio della Fornace, Emanuele, autore del gol del pareggio, importantissimo per il Terracina, ed è entrato in campo il giocatore che vedete inquadrato in questo istante, Simone Borelli, contrasto a metà campo. Il pallone lungo di Vitale, l'arbitro dice che la palla era in movimento. Eh. Arbitro che aveva uh, anche uh, minacciato la Mi sembra anche, chiedo conferma al nostro uh, direttore uh, Giuseppe Capoanno. Mi sembra che il, il cartellino sia stato esibito anche nei confronti di Cenerelli nel post gol, uh, in quanto ci sono state delle, 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 delle proteste. Sì, mi conferma anche Antonio Salone che termina sul taccuino Cenerelli, che era andato a protestare per le dinamiche che avevano provocato il. Uh, Gol del pareggio, probabilmente quelli della Mistral eh, eh, si lamentavano per un presunto fallo di mani da parte del numero 9 eh, Cerroni che aveva provato la prima conclusione incrociata, sulla quale poi della Fornace è riuscito a mettere in rete eh, un pallone vagante che aveva tagliato tutta l'area di rigore senza essere pericoloso nei confronti del tiro. E adesso anche Bernisi si prende il cartellino giallo per qualcosa che sinceramente ci è sfuggito, ma che. Non è sfuggito all'arbitro, quarto cartellino giallo nei confronti dei calciatori della Mistral. Si fermano invece al solo marziale, quelli della Terracina. Terracina che adesso continua ad attaccare con cucchi. Che mette un pallone lungo, salta Mastroianni, anzi, non c'è neanche bisogno di saltare per il difensore della Mistral. Aprile, che ha un po' più di fiato, Marciano fa il taglio, eh, ma lo serve malissimo. Aprile, non guardando il movimento del suo numero 10, che aveva svariato tagliando tutto il campo per cercare di eh, prendere il pallone da quella parte. Intanto perde una scarpa proprio Aprile, costretto adesso a fermarsi per rindossarla. Pallone al campanile che favorisce l'entrata di Siniscalchi, va a Bruni ma è in ritardo sull'intervento del difensore che ovviamente spedisce senza pensarci su il pallone in tribuna per evitare qualsiasi problema. Siniscalchi, ancora sul pallone il numero 3 della Mistral. Adesso è chiaro eh, Mistral che ha accusato il colpo di un pareggio imprevisto perché non sembrava che la deriva della gara fosse a favore del Terracino, un Teracina che nella ripresa, vado a dare una veloce occhiata sul mio taccuino, non si era reso praticamente mai pericoloso, non si era proprio mai affacciato dalle parti di Cenerelli. C'è riuscito con quel grande pasticcio che ha seguito il calcio d'angolo battuto sul lato destro dell'area di rigore. Adesso cominciano un po' di schermaglie tra i calciatori sul terreno di gioco. Resta a terra, mi sembra, Carnevale. Arbitro che però aveva fatto segno subito di alzarsi per poter proseguire il gioco. Risolve tutto col solito piglio. L'arbitro Ferruzzi che mi sento di condividere su gran parte delle decisioni eh, tra virgolette difficili, a parte quell'intervento di Bruni che secondo me non era falloso, ma poi anche sulle ammonizioni. Un arbitro deciso, un arbitro che ha tenuto in pugno la gara e che adesso è costretto a spezzettarla continuamente per andare incontro alle esigenze di calciatori che sono soprattutto stanchissimi. Adesso il Terracina proverà magari a portare in porto un pareggio. Che fino a pochi minuti fa sembrava insperato, anche cercando di perdere qualche minuto, ci sta ovviamente nella dinamica delle gare: è una cosa che succede praticamente su tutti i campi. Non dimentichiamoci anche della, della situazione atmosferica che ha inciso pesantemente su questo secondo tempo, probabilmente anche più di quanto mi aspettassi. Siamo intanto all83 mancano solo 7 minuti alla fine. Siamo entrati nel 84 minuto, 37 della ripresa e eh, Mistral città di Gaeta e Terracina al termine di una gara combattutissima. Sono sul 2-2, Mistral che per la prima volta nel campionato accusa un doppio passivo. Mistral che certamente ha giocato questa gara nella maniera migliore nel primo tempo eh, certamente c'è da dire che l'uscita di Samuele Leccese ha un po' abbassato il livello complessivo di qualità e anche di, di fosforo della, della Mistral che si è trovata probabilmente senza il suo calciatore più in forma migliore di questa prima parte del campionato e speriamo soprattutto che sia un risentimento che possa essere assorbito da Samuele senza senza saltare le prossime gare di campionato, ne sapremo di più negli spogliatoi, eh, nelle interviste che saranno condotte dal nostro direttore Giuseppe Capuano ai protagonisti di questa gara. Aprile, taglia campo in maniera pericolosa, eh. c'è lo stop impreciso da parte del numero 16 Borelli che... Da lì avrebbe avuto un'autostrada se avesse messo il terro il pallone a seguire in avanti. Vabbè, insomma, queste sono quelle, quelle cose che si insegnavano nelle scuole calcio tanti anni fa, adesso, probabilmente eh, l'insegnamento dei fondamentali tecnici ha lasciato spazio a un podismo sempre più sfrenato. Adesso l'importante è che i calciatori corrano sul terreno di gioco e la tecnica viene lasciata un po' da parte. Poi ci si chiede perché il calcio italiano sia in una situazione veramente tragica dal punto di vista sportivo, cosa che mai era successa probabilmente nel dopoguerra se non nel momento in cui la nazionale italiana si trovò a, a dover ricostruire dopo la tragedia di Superga, ma lì eravamo agli albori degli anni 50 e, e c'era tanto materiale umano, c'era tanto entusiasmo. Adesso la situazione è leggermente diversa, anzi molto diversa gli ultimi 5 o 6 minuti per Albano che entra al posto di Bruni che si è sfiancato sulla fascia nel tentativo di essere pericoloso è uscito anche Carnevale per fare spazio al giovane Castillo classe 2000 una mistra adesso tutta nuova davanti nel tentativo di Reindirizzare questa gara verso i colori bianco-rossi con nuove forze in avanti. Adesso è chiaro: la squadra ha finalmente un attaccante, un centravanti di ruolo che è Albano Cera. Suolo si esibisce in uno stop volante, ma poi non riesce a controllare la palla prima che questa termini oltre la linea. Adesso bisogna solo affidarsi alla possibilità di. Imbeccare gli attaccanti freschi entrati in campo, Salvatore Albano potrebbe dare da questo punto di vista una grande mano alla Mistral. Non dimentichiamo però anche la copertura perché a questo punto del match bisogna anche stare attenti dietro per evitare brutte sorprese. Davvero un peccato per la Mistral che se dovesse finire così potrà recriminare su quella circostanza. Davvero fortuita, davvero un incidente di percorso che ha portato al pareggio del Terracina. Una gara che era nel pieno controllo della squadra di Mister Parisella. Vitale. Palla per Castiglio, mette a terra Castiglio, poi è costretto a servire all'indietro il proprio compagno perché è tallonato dai difensori del Terracina. Da palla ad Albano anticipato, forse toccato, l'arbitro dice che si può proseguire, l'entrata era sul pallone, sfera lunga per Pisacane che va a rifugiarsi sulla batina del calcio d'angolo, poi serve con un pallone che secondo me voleva solo il calcio d'angolo il proprio compagno Borelli che... È lui ad ottenere il tiro dalla bandierina e adesso attenzione perché proprio su una circostanza analoga che la Mistral ha subito la rete del pareggio. Una volta si diceva a ognuno il suo su queste situazioni da palla ferma, adesso in area di rigore con mio sommo dispiacere praticamente non si marca più anche su palla, su palla da fermo. Vediamo cosa succede sulla battuta di questo calcio d'angolo. Dalla sinistra, palla che sta per spiovere all'interno dell'aria, palla buona, secondo palo, salta un po' fuori tempo Pisacane. C'è però la battuta al volo e non ci arriva per un millimetro rossato che si era proteso. Attenzione addirittura al colpo di tacco adesso nel tentativo di indirizzare la palla verso la porta degli attaccanti del Terracina. Buona la giocata di Borelli che poi serve dietro per Cucchi, palla a spiovere sulla testa di Mastroianni che... Risolve una situazione piuttosto intricata, ma ancora i calciatori del Terracina che insistono e riescono a gestire palla. Il tiro da lontano di Cerroni, che non si è visto affatto nella ripresa dopo un gran primo tempo. Ed è Albano adesso che prova a portare palla avanti. Non ci riesce. L'intervento pericoloso sul portatore di palla della Mistral, per fortuna, non è riuscito a intervenire. Centra, adesso è... Il pallone messo dentro da Cerasuolo che ancora una volta sfila e non riesce a raggiungere Albano che mi sembra abbia accusato oltremodo l'intervento subito nell'azione precedente. Adesso va addirittura Erasmo Fortunato che, ricordiamo, sui calci d'angolo è certamente un calciatore che può far valere i suoi centimetri e infatti Parisella gli dice batti a mettere avanti sulla... Uh, su questo calcio d'angolo, Erasmo Fortunato che proverà nella mission destinata a questi minuti finali della gara. Siamo al 44esimo proprio di andare a cercare l'impatto aereo col pallone. Su questo calcio d'angolo in arrivo, dalla bandierina sulla vostra sinistra. Battuta corta, c'era suolo per Marciano. Marciano dietro per Castillo è buona la palla centrale, saltano in tanti e l'assistente dice che però la linea difensiva del Terracina era più alta rispetto agli attaccanti in maglia biancorossa e dunque chiama il fuorigioco. Ed è su questa azione che probabilmente arriveremo al novantesimo, attendiamo soltanto i minuti di recupero che segnalerà il dirigente Mistral. Pallone messo dentro da centra sul lato opposto, dove un decentratissimo Cerroni va a prendersi palla. Poi sbaglia l'appoggio, va a riguadagnarsi il pallone. Marciano, che poi però la perde in seconda battuta attimi finali della gara col pallone appannaggio dei calciatori ospiti saranno quattro i minuti di recupero a partire da quest'istante della gara, mi sembra che ci siano tutti forse anche cinque perché le sostituzioni sono state tante attenzione all'iniziativa sul settore di sinistra, palla pericolosa che però viene colpita malissimo, è depositata praticamente senza colpo ferire tra le braccia di Cenerelli, adesso riparte Loris Castillo, va a Cerasuolo a chiedergli l'1-2, Castillo prosegue da solo, viene toccato ancora una volta questo fallo probabilmente fa il paio con l'entrata precedente che non era stata sanzionata dall'arbitro. Quella sì che meritava il cartellino giallo, questa un po' meno, ma anche centra. Termina sul taccuino del signor Cristian Ferruzzi che in, uh, in, nella parte iniziale, nei primi minuti e anche negli ultimi, sta ammonendo a tutto spiano. Un arbitro da prendere con le molle. Questo Ferruzzi di Albano Laziale. E adesso bisogna solo buttarla nel marasma dell'area di rigore e sperare nella deviazione che possa essere decisiva. Gennaro lo sa, è infatti indirizza una bella palla all'altezza proprio del disco del rigore, dalla quale però il Terracina riesce a venire fuori ripartendo con il solito Cerroni per quanto fatto nella gara, probabilmente il migliore in campo dei suoi, un giocatore che si è sacrificato nella parte finale, che si sta sacrificando, ma che soprattutto nella parte iniziale è stato il pericolo maggiore per la difesa della Bistral, autore del, gol, del tiro sul quale poi c'è stato il primo gol di Pisacane ed autore anche del tiro incrociato dalla sinistra sul quale poi della Fornace ha trovato modo di ribadire per il pareggio. Del Terracina che non è certamente immeritato dal punto di vista della lettura complessiva della gara, ma che secondo me è arrivato in un momento in cui la Mistral dava l'idea di poter controllare agevolmente il match e portarlo fino al termine senza grossi sussulti. Ma insomma, c'è stato quell'episodio che ha cambiato la deriva del match. Pallone che termina ancora una volta fuori. Sono 2 minuti e 30 i secondi trascorsi dall'esibizione del recupero, quindi mancano 90 secondi alla fine. Una mistral che però non mi sembra troppo convinta, soprattutto che non mi sembra avere le energie giuste per provare un serrate finale che duri anche soltanto 60 secondi. Pallone ancora alto che non favorisce la ripartenza immediata del gioco. Ci prova Loris Castiglio, ma ovviamente Terracino a questo punto deve solamente gettare il pallone il più lontano possibile dalla propria area di rigore, nel tentativo di portare a casa questo Pareggio fondamentale che spezzerebbe la linea positiva a punteggio pieno della Mistral, ma aspettiamo per le conclusioni perché la palla è ancora nel settore centrale del campo. C'era suolo. Uno contro uno, palla messa dentro bene. E in fuorigioco Albano. Che peraltro era stato fermato dalla tempestiva uscita di Minutilli che aveva detto di no alla girata dell'attaccante della Mistral che poteva. Collocare il pallone in rete, ma così non è stato ed è stato forse meglio perché a quel punto si sarebbe parlato di gol annullato e avrebbe aumentato l'amarezza per l'esito del match, mentre invece Minutilli ha messo tutti d'accordo con una bella uscita che ha fermato il tentativo di Albano in posizione irregolare. Adesso mancano veramente pochi secondi, soltanto 20 alla fine di questa partita. Ultimo assalto da parte della Mistral, è l'ultimo pallone della gara rinviato dalla difesa del Terracina. Vitale la spizza e l'arbitro dice che Mistral e Terracina pareggiano per 2-2 una partita che è stata spettacolare nel primo tempo, un po' meno nella ripresa. Che però ha fatto segnare il gol del pareggio arrivato su uno svarione difensivo che lascia certamente l'amaro in bocca ai ragazzi di Mister Parisella che probabilmente avrebbero condotto senza grossi problemi questa gara, fino in fondo, senza quell'episodio. Un 2-2 che però è certamente un risultato positivo per entrambe, allunga la serie positiva della Mistral che si porta a 7 punti Antonio Salone e eh, fa eh, riprendere il Terracina da una sconfitta in casa per 3-1 con il Suio che aveva lasciato insomma, parecchi interrogativi sulla consistenza della squadra. No, non diciamo risultato... Alla fin fine è giusto, attenzione eh, perché purtroppo anche il caldo si è visto. Il secondo tempo eh, le squadre si sono un po' affie affievolite. E Terracina è sempre Terracina, parliamoci chiaro. Ed è, ed è la squadra che va a prendersi l'applauso dai tifosi venuti. Da Terracina a Gaeta, una trasferta che credo possa definirsi storica no? per i tifosi biancazzurri, quella di Gaeta, e non hanno voluto mancare neanche in questo appuntamento. Che eh, nel campionato di promozione ha visto le due squadre eh, confrontarsi per questa terza giornata. Termina qui, dunque, dallo stadio Riciniello. Io ringrazio Giuseppe Capuano per le riprese. Lascio l'ultima battuta sul match a Piero Persenda che ci ha assistito al commento tecnico insieme ad Antonio Salone Piero non è stato il Gaeta Terracina dei bei tempi però insomma abbiamo visto una bella partita specialmente nel primo tempo sì, ricordiamo altri Gaeta della Terracina con il gol di Alfonso Santucci e, diciamo come un... lo stesso risultato che si è verificato l'anno scorso proprio qui 2-2 con grande individualità e bella partita quindi anche il da Terracina sono arrivati i ragazzi, quindi è stata una bella giornata di sport, Erasmo. Sì, una bella giornata di sport e anche di sole. Avremo modo di parlare anche in questo. A Pomeriggio Sport eh, chiederemo eh, certamente se ci sono novità anche sulla copertura della tribuna. Cercheremo di investire l'amministrazione comunale anche di questo, che è un vero e proprio problema. Adesso c'è il sole, tra poco arriveranno le piogge. Grazie a Giuseppe Capuano, il nostro direttore editoriale che ha condotto le riprese di questa gara 2 a 2 tra Mistral Città di Gaeta. E Terracina da Erasmo Lombardi di Perna e da tutta la redazione sportiva un saluto e ci risentiamo alla prossima occasione col campionato di eccellenza e campionato di promozione laziale. Mister Parisella, una Mistral che paga i propri errori e anche gli infortuni quest'oggi? Sì, purtroppo abbiamo commesso due errori che una grande squadra non li deve fare, purtroppo abbiamo pagato. Terracina ci ha creduto fino alla fine, bisogna dar merito che abbiamo incontrato una squadra che è organizzata, una buona squadra. Noi purtroppo in questo momento paghiamo anche qualche, qualche infortunio in più, sia prima che durante la partita, siamo costretti a fare sostituzioni obbligate. Che poi non ci possono cambiare la partita, anzi, ci mettono in condizione poi la partita di ricambiarla da capo. Questo poi alla fine a lungo si paga, soprattutto quando si incontra una squadra come il Terracina, ben organizzata, che sa quello che vuole in mezzo al campo. Bisogna permettere ai ragazzi che, primo tempo, abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo messo il Terracina lì, loro hanno fatto solo un paio di azioni, un po' in contropiede. Noi siamo stati bravi a, a fare quelle. Quelle giocate che poi proviamo anche durante la settimana. Ecco, però, purtroppo in questo momento paghiamo qualche ingenuità che noi non ci possiamo commettere. Si è bloccato praticamente il filotto di vittorie ma praticamente rimane imbattuta la sua squadra anche se tenere il passo in questo campionato è complicato, bisogna ogni domenica lottare fino all'ultimo minuto. Sì, sì, è un campionato livellato in alto, quindi non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna fare sempre la partita, stare sempre concentrati, anche in questi tipi di partite giustamente dove commetti qualche errore lo paghi, questo significa che devi giocare sempre al massimo. E quindi già da domenica dobbiamo rientrare un'altra volta sperando che recuperiamo qualche infortunio per quello che riguarda un po' il completamento della rosa perché andare a giocare senza 4-5 giocatori poi diventa pesante anche nel, nel gestire la partita perché in questo momento non tutti hanno i 90 minuti quindi bisogna anche far respirare qualcuno mettere in condizione qualcuno poi di essere più fresco che nel momento cruciale della partita possa fare la differenza. Quanto incide giocare con una temperatura del genere? È vero che i campionati iniziano a settembre ma forse sembra troppo presto? No, incide parecchio, non è solo andamento della partita, non, non, non a caso il secondo tempo le squadre si sono allungate un po', proprio per questo motivo, perché giustamente non, eh, non si riesce a respirare bene, non si riesce a fare il recupero che bisogna, che bisogna avere, perché bisogna partire subito bene, quindi bisogna dare ritmo alla partita e quindi a lungo andare. Il secondo tempo inizia a mezzogiorno, quindi è normale che abbiamo il massimo del calore. È un Terracina che porta via un ottimo punto dal Riciniello: fatto sta che i Tigrotti ci hanno creduto fino alla fine, e quel gol nel secondo tempo ha cambiato le carte in tavola. Beh, in effetti, la partita era stata studiata in maniera dettagliata: sapevamo di incontrare una delle compagini più accreditate della vittoria del campionato finale o, quantomeno, una di, di, delle pretendenti. E giocare contro squadre del genere non ha bisogno di motivazioni quindi l'allenatore fa ben poco a livello diciamo umano siamo vivi questo è importante abbiamo dimostrato di, di avere attaccamento oltre che alla maglia e ai colori, alla squadra al gruppo, che è la cosa più importante vedere i ragazzi festeggiare tutti insieme con la, la panchina e cercare di riprendere la partita che si era messa male per due errori che abbiamo fatto vabbè, come dall'altra parte nella stessa identica situazione eh, fa molto piacere, per un allenatore, è veramente la cosa più soddisfacente. Un risultato importante per noi, che comunque non puntiamo al momento a, insomma, a, a posizioni di, di vertice, ma godiamo alla giornata e viviamo de, tutte le situazioni che si vengono a, a creare. Parliamo proprio di questo: in settimana c'è stata un po' l'incognita, ma il Terracina, che squadra è quella che vince cinque, con 5 gol o quella che perde con il suo in casa? Lo, vivremo, cioè lo, lo capiremo solo vivendo, come si suol dire, perché in effetti. Sì, il risultato di Sabaudia è stato fuori, fin troppo rotondo, meritato, sicuramente, però troppo rotondo che ha dato un po'. Eh, troppe immagini sbagliate per quello che era il nostro modo di partire a fare i spenti eh, ci si è calati un attimino in settimana giustamente eh, di nuovo di, di posizione perché non siamo né quelli di Sabaudia né quelli di, di Suio siamo quelli di oggi, gente che lotta gente, gente che, eh, che combatte per il compagno, gente che butta il sangue, detto proprio alla, alla terra cinese eh, importante è dimostrare attaccamento al, al gioco del calcio perché è un divertimento ma bisogna farlo con massimo della serietà. Un'ultima domanda la faccio su questo girone, è un girone strano dove alcune pretendenti stanno steccando e dove ci sono delle belle sorprese. Sì, era immaginabile all'inizio perché comunque si parla sempre di papabili pretendenti al titolo come le squadre materasso, ma fino alla settima, ottava giornata sarà molto difficile vedere squadre che prenderanno il largo o squadre che avranno la, la meglio su, su altre. È tutta la fase di studio, come sul ring nei, giocatori, nei, nei, nei boxer. Diciamo. Eh, chi ovviamente riuscirà a mettere più punti diciamo, nel carniere avrà vita più facile e più serenità nel lavoro più che altro. Eh, quindi, veramente è bello proprio per questo motivo. È un campionato, secondo me, che negli ultimi anni non abbiamo mai visto. Il bomber di scorta, vorremmo definirlo così, no, Samuele Cese firma una tripletta in tre giornate di campionato, quasi quasi Marinello può riposare a questo punto. Eh, è un inizio per me importante, fortunato, non mi era, era mai capitato e purtroppo oggi non sono arrivati tre punti come le altre due partite, era un pareggio, un punto che tutto sommato dobbiamo prendere il lato positivo e ora ci prepariamo per le prossime partite sei un abituato dei gol all'inizio stagione anche alla Sonia avevi sortito bagnando con il gol me lo ricordo una cosa bellissima ma eh, il tuo ruolo quest'anno sembra essere un po' variato nella prima gara con il Paliano dovevi fare praticamente il sostituto di Vitale oggi invece in una posizione quasi da trequartista sì, le prime due partite mi sono trovato a diciamo, sostituire Gennaro che era infortunato e giocava davanti alla difesa questa partita ho giocato, abbiamo giocato sempre a 3 al centrocampo, ho fatto la mezzala e quindi ho la possibilità di portarmi più in avanti e stare più vicino alla porta. Infatti ho avuto 2 tre opportunità al primo tempo di cui una l'ho sfruttata bene. Mi trovo bene a giocare lì anche perché mi piace giocare davanti alla porta a provare il tiro e vediamo, vediamo come, come procederà. Ti abbiamo visto uscire un po' acciaccato ma vederti all'intervista vuol dire che comunque eh, stai recuperando. Eh, ho sentito tirare all'inguine, cioè avevo un po' di fastidio, Poi, tra primo e secondo tempo sono fermandomi e riprendendo il secondo tempo mi ha, ha tirato. Spero di essermi fermato in tempo, ora controlliamo col fisioterapista e vediamo, vediamo come stiamo messi. Sette punti in tre giornate, un buon bottino, ma eh, per battere strada là davanti è difficile. Sì, questa è una, una buona partenza però... È ancora lunga, è solo l'inizio e ci vorranno ancora un bel po' di giornate per delineare chi saranno le pretendenti a stare lì su, quindi è ancora presto, vediamo nelle prossime partite.